tutti presso lo stand del Festival dell'Arte Pirotecnica Trani, che lieto quindi essere ad Adelfia, la regina delle feste patronali, una vetrina importante, per presentare una che promette di essere la kermesse pirotecnica più grande d'Italia per l'anno 2018. Siamo alla terza edizione, una formula abbastanza consolidata che vede la partecipazione di 5 grandi maestri dell'arte pirotecnica. Noi a Trani valorizziamo un'arte che è quella pirotecnica, che in Italia ha un valore inestimabile, che nei maestri dell'arte pirotecnica italiana trova veramente qualità che sono spendibili in tutto il mondo. I nostri pirotecnici, la nostra arte è apprezzata in tutto il mondo, e per questo noi a Trani abbiamo deciso, attraverso questa manifestazione, appunto un festival, di poterla rendere e valorizzare il più possibile. Abbiamo creato questo evento, questo appuntamento tanto atteso, perché c'è sempre molta curiosità all'interno del mondo pirotecnico, ma non solo, per i 5 grandi maestri dell'arte che prenderanno parte al Festival 2018. L'edizione che si è conclusa ha visto la vittoria di Gerardo Scudo, per formula e consuetudine, noi chi vince l'edizione della competizione, che è fatta da 4 maestri in gara più un final show, quest'anno vedrà di diritto andare il professor Gerardo Scudo la domenica 10 giugno alle ore 23 o 22:30, lo stabiliremo più in là, a Trani per il One Final Show, ovvero lo spettacolo più grande che ci sarà nel Festival dell'Arte Pirotecnica. L'anno scorso è rimasto negli occhi di tutti lo spettacolo di Del Vicario, che potrete anche vedere nei nostri video che tra un po' gireranno, e quindi cerchiamo, attraverso appunto, di valorizzare i nostri maestri dandogli questa possibilità, questa grande vetrina. Trani ha un sito di sparo omologato, e è un palcoscenico naturale sul mare che si affaccia sulla città, e quindi dà la possibilità ai grandi maestri di esprimersi al meglio. Quindi, senza troppi veli di diritto, il primo maestro dell'arte pirotecnica che si esibirà nell'edizione 2018 è Gerardo Scudo, che purtroppo per impegni non è stato qui presente, è passato nel pomeriggio a salutarci, ma a breve sicuramente avremo possibilità di andarlo a trovare in fabbrica e quindi di porgervi il suo saluto. E adesso passiamo alla tanto attesa gara, no? che si svolge su 2 giorni, ovvero 2 spettacoli il giorno 8 giugno e 2 spettacoli il giorno 9 giugno. Partiamo dal venerdì 8, e vede 2 grandissimi nomi, 2 maestri dell'arte pirotecnica che da tempo non si vedono in gara assieme. Per Trani abbiamo ancora una volta la conferma di Del Vicario, che prenderà parte all'edizione. Prenderà parte ancora una volta all'edizione del festival, tornando in gara dopo aver fatto un grandissimo spettacolo l'anno scorso. E quindi per Trani per loro è una vetrina, e ci tengono molto, hanno capito il valore della manifestazione, quindi hanno sempre volontà di mettersi in gioco e in mostra a Trani. E quindi il venerdì avremo ancora una volta la Pirotecnica San Severo di Giacomo Del Vicario e figli per dare grande spettacolo. Vuoi dire qualcosa? Ci vediamo il giorno 8, va bene, grazie mille. E passiamo adesso invece a presentare il secondo maestro dell'arte pirotecnica, che si troverà appunto il giorno 8 contro Del Vicario. E è una new entry, non è mai stato al Festival dell'Arte Pirotecnica, ha sparato a Trani tantissimi anni fa, per noi è un onore avere un suo ritorno a Trani dopo tanti anni, e lo svegliamo questo nome. Parliamo della ditta Luigi Di Matteo. Torna a Trani dopo quasi 10 anni, con molto piacere. Io sono cresciuto con le sue sparate, che ero piccolino quando loro venivano a Trani a sparare, e sono rinomatissimi per il loro materiale, per le loro sparate, per i loro colori,
e quindi sicuramente daranno assieme al Del Vicario un contributo importantissimo per rendere ancor più, per valorizzare maggiormente il Festival dell'Arte Pirotecnica, che grazie a Dio e anche grazie a loro viene reso importante, perché io lo dico sempre, una manifestazione pirotecnica ha un valore perché sono i pirotecnici a darla e a stabilire quanto valore attribuire a questa manifestazione. Quindi ci sei una cosa che facciamo loro. Grazie mille Luigi. Quindi Luigi Di Matteo e Del Vicario sono i primi due maestri dell'arte pirotecnica in gara 8 giugno. Passiamo alla giornata del 9 del sabato, che vede due grandi ritorni. L'anno scorso entrambi hanno partecipato alla manifestazione e hanno fatto due grandissimi spettacoli in quantità e in qualità. Il primo ha avuto un intoppo, purtroppo è fuoco, noi che siamo amatori della pirotecnica lo sappiamo benissimo, pertanto lo spettacolo non è andato come doveva, come era programmato, e parliamo di La Rosa International Fireworks di Lorenzo e Paolo La Rosa. Paolo che ritorna a Trani anche quest'anno, perché l'anno scorso siamo rimasti un po' con la mano in bocca, perché hanno preparato un grandissimo spettacolo per Trani, credendo al 1000 per 1000 nella nostra piazza e nella nostra vetrina. Hanno offerto tantissimo entusiasmo, emozioni, ottimo materiale, sequenze, hanno portato l'innovazione che era per noi a Trani, era delle sequenze montate su una struttura dinamica che è una ruota, è una dinamica un po'. Ci auguriamo un po' di vento in più, perché loro sono stati gli unici a sparare in condizioni un po' più di vento, di calma piatta, quindi il loro spettacolo è rimasto un po', purtroppo i colori sono stati rimasti un po' coperti dal fumo, però la qualità si è vista tutta e la qualità del materiale anche, sparata eccezionale, quindi grazie ancora a voi per il vostro ritorno a Trani, il 9 giugno La Rosa International Fireworks. Adesso passiamo al quarto maestro dell'arte pirotecnica, la quarta ditta. Anche loro l'anno scorso sono stati a Trani per la prima volta e sinceramente hanno sorpreso tutti. Hanno fatto uno spettacolo bellissimo, di quantità, di qualità, bello. Hanno portato delle innovazioni, sono un'azienda storica ma che si sta rinnovando grazie all'avvento anche di, all'interno di Vincenzo, senatore, e quindi la ditta è Senatore Firewall. Come tutti i maestri che partecipano all'arte pirotecnica, ma loro in particolare li osservi che si concentrano e esprimono tutta la loro fatica, il loro sacrificio in quest'arte bellissima, realizzando degli spettacoli emozionanti con dei numeri bellissimi. È andata via la luce, potrebbe essere un buon auspicio. Ecco. Noi come ditta Senatore ci ringraziamo già anticipatamente dell'anno scorso, che io non sono stato presente, e ti ringrazio a nome mio e del cavaliere Vincenzo, che è rimasto a casa per problemi di salute. Ah, è una cosa. E allora ti ringrazio a te che sono e anche quindi ringraziamo ancora una volta per la fiducia riposta nella piazza e nella possibilità che loro avranno di esibirsi a Trani il 9 giugno contro La Rosa International. Quindi riepilogando, i quattro maestri in gara sono Del Vicario, Di Matteo, La Rosa International Fireworks e Senatore Fireworks. Final show Gerardo Scudo, Euro Pirotecnica del Cavaliere Gerardo Scudo.